È importante che ci sia questa prima assemblea. Io sono stato molte volte nelle assemblee nelle isole britanniche dove è nato il movimento di Supporters Direct. E è importante che l'Italia ormai ne faccia parte. È anche vero che ci sono molte iniziative in tanti posti ormai, in Spagna, in Francia, in Germania, perché alla fine il nostro presidente Michel Platini dice sempre: boh, oggi i giocatori vengono da fuori, anche gli allenatori, spesso pure i proprietari, e alla fine quello che è sempre fedele ai colori e alla squadra è il tifoso. Senza i tifosi non c'è più identità nel calcio. E quindi noi da 15 anni all'UEFA, benché non abbiamo nessuna competenza per decidere come deve essere organizzato a livello della proprietà il calcio nei diversi paesi, questo compete alle autorità nazionali ovviamente, però abbiamo sempre detto la nostra preferenza va alla proprietà dei supporters, dei tifosi, un po' sul modello che, spagnolo dei socios, che sono proprietari del proprio club. Quindi questo l'abbiamo detto già da 15 anni. E ovviamente c'è stata poi la crisi, molti club sono spariti e per certi è diventato proprio una necessità che i tifosi si impegnino a risollevare il club. Ho visto in Inghilterra col Portsmouth che era in Serie A e che è finito in Serie D o E, e che è stato ripreso dai tifosi dopo una gestione calamitosa da parte dei proprietari. Quindi la proprietà o la partecipazione alla proprietà da parte dei tifosi può essere un ultimo ricorso quando le cose vanno molto male, ma noi pensiamo può essere anche una risorsa imprescindibile per mandare avanti qualsiasi club, grande, piccolo, medio. Quindi oggi vediamo che uno può avere molto successo con la proprietà della tifoseria. Tutti i club tedeschi sono o completamente la proprietà dei membri o parzialmente. Real Madrid e il Barça sono proprietà dei propri socios, quindi il modello ha avuto dei successi straordinari. No, scusi, le volevo fare sta domanda. Io mi chiamo Silvana Pazzagli e faccio parte della polisportiva antirazzista Sata Shakur qua in Ancona, e come realtà facciamo parte di un'associazione nazionale che si chiama Sport alla Rovescia, che ha proprio il compito di riportare lo sport ai suoi valori originari. Ecco, noi ci siamo occupati di tante campagne contro le discriminazioni e anche per fare in modo che i migranti, quindi i cittadini stranieri, potessero con gli stessi regolamenti avessero la stessa accessibilità all'interno del calcio. Ora quest'anno abbiamo lanciato una campagna No di Sex contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale nel calcio. La domanda che gli faccio è: sapendo che la UEFA comunque è molto sensibile a queste tematiche, che quindi cerca di sensibilizzare a sua volta le federazioni che fanno parte della UEFA a questa tematica, quali sono le strategie che secondo lei si possono portare avanti per far arrivare veramente un messaggio che porti un cambiamento a tutti i livelli, quindi dai giocatori alle tifoserie, a chi guarda il calcio, a chi lo pratica? Beh, noi, la nostra politica è la tolleranza zero, sia sulle discriminazioni di tipo etnico, razziale, religioso, di genere, cioè sessuale. Il sessismo, ma anche il sessismo verso le donne, e ovviamente discriminazioni sessuali. Lottiamo contro l'omofobia, abbiamo già preso delle sanzioni più volte, però se le vuole sapere di più, noi organizziamo a Roma a settembre una grande conferenza internazionale, con la partecipazione dei rappresentanti dei governi, Parlamento europeo, la Federazione italiana ovviamente e le federazioni straniere, i club stranieri, a settembre a Roma, dove il tema è la lotta alla discriminazione. Quindi un tema centrale. E l'ultima conferenza è stata 5 anni fa a Varsavia, e quindi là daremo tante risposte e anche certamente aspettiamo tutti
Lo prendo come un invito. Assolutamente. L'ultimissima domanda al volo. Allora, velocissimo, all'interno della stanza, della sala, c'è scritto, c'è uno striscione con sopra scritto il calcio della gente. Sì. Che significato ha per lei in una battuta questo striscione, anche alla luce di quello che sta succedendo in Brasile nelle contestazioni mondiali? È ovvio che oggi dobbiamo porci delle domande. Il calcio deve essere un inglesismo, ma sostenibile. Quindi deve tener conto degli interessi della gente comune, deve essere accessibile e soprattutto deve rispettare sia le priorità sociali o ambientali, e quindi è finito anche il tempo degli stadi cattedrali nel deserto. Grazie, la ringrazio moltissimo. Scusa.